Torni in edicola, oggi giovedì 31 marzo, il nuovo numero dello Sicilia. È un'uscita il giovedì e non l'ultimo venerdì del mese, come di consueto, per celebrare un anniversario, cioè quello della prima uscita in edicola di Lo Sicilia il 31 marzo di 5 anni fa. Infatti, in copertina eh, troverete ecco, questo. Ehm, sotto la testata ehm, sottolineiamo proprio questo, questo anniversario questo compleanno importante eh, del nostro mensile che ehm, questo mese ha la copertina dedicata a un fenomeno di costume in grande crescita in netta crescita anche in sicilia cioè quello dello spionaggio fai da te di quelle mogli e mariti sospettosi che eh, marcano stretto il partner eh, con l'ausilio di tutta una serie di strumenti di aggeggi che vengono venduti in in negozi specializzati e che hanno un mercato sempre più fiorente, e quindi all'interno del giornale parliamo di questo fenomeno. Ci facciamo raccontare tanti aneddoti gustosi dalle persone che commerciano questo genere ehm, di eh, aggeggi e eh, li andiamo a scoprire da vicino, dando anche qualche consiglio a chi vuole marcare appunto stretto il partner ma anche a chi non vuole farsi beccare. Lo abbiamo titolato Spioni di Sicilia, all'interno questo ampio servizio su cimici, microcamere, eh, software che tracciano i pc, insomma tutti gli strumenti che eh, i mh, coniugi sospettosi utilizzano per controllare il partner e poi ci sono appunto i racconti eh, dei titolari dei negozi molto gustosi eh, visto anche anche il tema un po', un po piccante. Eh, poi, fra gli altri servizi, oltre alle consuete rubriche, eh, con le nostre firme c'è, per esempio, per la rubrica Tavola Con un'intervista al presidente dell'Ars Francesco Cascio che parla dei suoi rapporti con il PDL che negli ultimi mesi non sono stati proprio rosei. E poi nella sezione eh, Lifestyle ci sono. Uh, le consuete rubriche uh, dedicate al weekend, qua per esempio questo mese vi portiamo sulle Madonie facendovi scoprire uh, delizie, hotel, ristoranti uh, per un, uh, un fine settimana memorabile, ma ci sono anche delle nuove rubriche come questa che è uno chef al mese in cui appunto ogni mese un, un cuoco siciliano di talento uh, Proporrà ai nostri lettori una ricetta, quindi eh, speriamo di farvi cosa gradita, poi ci racconterete magari com'è andata in cucina. Altra rubrica nuova, la cantina D, in cui ogni mese andremo a visitare da vicino la cantina di un qualche VIP siciliano eh, amante del buon vino e anche di, può essere l'occasione per raccogliere qualche eh, utile consiglio. L'appuntamento, quindi, è in edicola con Hello Sicilia.